quest'anno ho voluto riprodurre un paesaggio della nostra Liguria con le case di pietra e qualcuna di polistirolo. E sono 14 anni che faccio il presepe a Salita Duino e devo dire che ogni anno diventa sempre più difficile, perché la cosa bella quando uno fa il presepe sarebbe di farlo diverso anno per anno, e non è facile. Comunque alla fine, con l'aiuto del Signore, arrivo sempre alla conclusione. E quest'anno, per il centenario di Imperia, ho voluto mettere il massimo delle statuine in movimento, dei lavori di una volta, dal ciabattino al falegname, all'arrottino, apposta per il centenario di Imperia. Poi un'altra cosa che voglio dire è bello le luci, i movimenti, però basta che si gira l'angolo e si vede la gente, la povertà, le persone che hanno bisogno. E allora, a questo proposito, io metto sempre una cassettina che poi do a qualche associazione bisognosa, do le offerte che ricavo. Allora, quest'anno voglio donare a un'associazione la giraffa a rotelle, che è a Porto Maurizio, e voglio dare a loro il ricavato. E mi sembra una cosa bella aiutare, purtroppo, chi è più sfortunato di noi. E un'altra cosa, sono 14 anni, come ripeto, che faccio il presepe in questo magazzino. La cosa che mi fa, diciamo, andare avanti sono tutti i bimbi che cominciano a venire da domani in tutte le scuole d'Imperia. Vedere lo stupore dei loro visi quando entro nel magazzino dove c'è il presepe mi dà la forza di andare avanti, perché mi accorgo che ogni anno che passa è sempre più difficile, è faticoso. Però io dico sempre, con l'aiuto di Dio si va avanti. E niente, un'altra cosa è, voglio fare gli auguri a tutti Imperia per la festa, per il centenario di Imperia. Tanti auguri di buon Natale e felice anno. Allora, dal 25-12, il giorno di Natale, alle 17:30, e da lunedì al 7 di gennaio, mattino 9:12:30, 15:18:30, tutti i giorni fino al 7 di gennaio.